Schenardi per lo Spoleto che contro la corazzata pistoiese lotta fino al 90° e trova il pari grazie al giovane Di Salvatore. Finisce 2-2. La prima azione pericolosa della gara arriva all'11° ed è di marca toscana. La palla arriva a Belli che prova il destro dalla distanza, ma il tiro viene deviato da un difensore dello Spoleto. Sugli sviluppi dell'angolo Gambadori prova ancora da 40 metri, Lazzarini para in due tempi. Un minuto più tardi rispondono i padroni di casa, Scappito prova da fuori area, Sambo blocca con tranquillità. 19° minuto, cross dalla sinistra di Cibocchi, Scappito al centro dell'area liscia, Gammaidoni sul secondo palo. Si fa trovare pronto ed insacca per il vantaggio dello Spoleto. Bisogna attendere almeno altri 20 minuti per vedere un'azione pericolosa e al 44° angolo di Boglio, Nocentini colpisce di testa dal centro dell'area, Lazzarini colpisce, respinge, ma il difensore Nocentini ribadisce in rete per il pari. Pronti via e dopo soli 5 minuti nella ripresa è subito la pistoiese a rendersi pericolosa. La difesa dello Spoleto tiene in gioco Bigoni che solo davanti a Lazzarini batte di destro, ma l'estremo difensore di casa respinge. Poi Toledo sulla ribattuta calcia al lato. All'11° errore difensivo della pistoiese. Il portiere esce, Monesi scivola, poi si rialza e prova il sinistro, ma Nocentini salva sulla linea. Al 13° Toledo, servito in profondità da Giordani in contropiede, solo davanti a Lazzarini prova il destro, ma il portiere dello Spoleto compie ancora un miracolo. Al 15° arriva il gol del 2-1 per la pistoiese. Buglio dalla sinistra apre sulla testa per Toledo che dal fondo mette al centro per Bigoni, bravo ad infilare in rete da due passi. Al 20° punizione dalla sinistra di Bagnato, Guastalvino prova la deviazione di testa ma la difesa devia in angolo. 32° Toledo dalla destra crossa rasoterra sul secondo palo, ma Mincleri defilato calcia clamorosamente al lato. Al 39° Gambadori prova ancora dalla distanza e Lazzarini compie ancora un miracolo. Finale pirotecnico. Al 43° punizione dalla testa di Bagnato, la deviazione di testa di Gammaidoni finisce al lato. Al 45° sponda di Gammaidoni per Bagnato che prova il tiro, ma la palla viene deviata in angolo ed è proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo che gli spoletini trovano il pari. Sugli Di Salvatore, servito al limite, calcia di destro ed il suo diagonale si infila in rete. È finita e al 46. Sì, io non sono sempre sincero, ai punti avrebbe meritato la Pistoiese, hanno avuto due o tre situazioni importanti, ma stiamo parlando secondo me della squadra più forte del girone. Però la mia squadra ha avuto carattere e alla fine ha espresso anche gioco, abbiamo reagito, abbiamo subito il gol forse nella situazione meno giusta, tra virgolette. La squadra ha reagito e per assurdo alla fine la potevamo vincere, però io penso già a domenica, l'ho detto ai ragazzi, con la Collegiana è la partita più difficile della mia gestione, perché se pensiamo di essere usciti tra virgolette dalle difficoltà ci sbagliamo di grosso, ma questi ragazzi penso che abbiano capito e ripeto, queste sono le basi per poter fare bene. Adesso dobbiamo mettere gioco, dobbiamo mettere di riuscire a alzare la squadra di 30 metri, però insomma contro una grande Pistoiese ci prendiamo questo punto. Il migliore in campo di questa partita, 2-2 arrivato nel finale, com'è andata? Guarda, purtroppo per noi è andata male, per quello che abbiamo creato, per quello che abbiamo fatto, secondo me meritavamo qualcosa in più, però non dobbiamo togliere nulla alla squadra avversaria che ha creduto fino alla fine e secondo me noi potevamo fare qualcosina in più.